all stick to time so beautifully, the more I'm hoping that we can have some discussion at the end of this session. So our third speaker now is Maddalena Tirabassi. She's the director of the Altre Italie Center on Italian Migration, Globus et Locus, and editor of the journal Altre Italie. Yes, please come in. Editor of the journal Altre Italie. I'm sure, again, both Maddalena and the journal and the center need no introduction for many of you, for many of us. But her relationship with the United States started a long time ago. I shall not say how long ago, but started when she was still a student and came here to the East Coast, to Rutgers University. And then she was a Fulbright scholar at the University of Minnesota. She has herself had academic positions over the years. She was in the early 2010s, Vice President of IME, the European Migration Institutions Association, and she is, again, the editor and author of far too many publications, but it should be mentioned here that also she is the editor of the Italian edition of the Storia degli Italoamericani, the volume edited by Stan Pugliese and Bill Connell that we all know so well as many, many other volumes that we've all consulted. Maddalena, I believe your title is L'Italia, la cultura italiana negli Stati Uniti, una relazione difficile. So the floor is yours again. Thank you, Loredana. Actually, the title is L'Italia e la cultura italiana-americana negli Stati Uniti, una relazione difficile. This is much more difficult than the other one. First of all, thank you for this invitation to Giuseppe Gazzola, Matteo Brera, and the whole Center for Italian Studies at Stony Brook University. My special thanks to Loredana, which is my host here, and she was a very good company during the pandemic when we had a lot of discussion about this transnational issues. I have never met Mario Mignone, but reading his fascinating biography, I was struck by one thing which I have in common with him. I was an exchange student with Rutgers universities, and everything was acted by Remy Giopane. So we had this same beginning as a scholar, and that was a very important moment for me because it put me on the track of American studies and then Italian-American American studies. So I'm very grateful because of that. And my other contact with Mario Mignone was this place when I was presenting a book by Mark Choate. But unfortunately, he was not here, so I missed him for the second time, first at Rutgers and then here. But I'm very glad to be here now to rescue this. I'm going to give my presentation in Italian because I want to make some connection. Vorrei fare una rapida carrellata delle relazioni accademiche e non tra italiani e italoamericani a partire da quegli anni 70 in cui Mignone ha iniziato i suoi progetti. Per spiegare i rapporti difficili del titolo del mio intervento, vorrei citare il fulminante e sarcastico incipit di Robert Viscusi nel volume proprio Storia degli Rutledge History of Italian Americans, in un paragrafo dal titolo Cose di cui non parleremo mai ma che non dimentichiamo. Quote. Le relazioni tra gli italiani e gli italoamericani sono spesso scomode. Gli italiani considerano imbarazzanti gli italoamericani, cafoni maleducati con modi rozzi e voci chiassose. L'arricchito che torna in Italia da sbruffone, spendaccione, mettendo in imbarazzo i parenti, in italiano ha un nome, lo zio d'America.
Gli italoamericani considerano gli italiani ugualmente imbarazzanti, anche se per ragioni diverse. Gli italiani sono per metà troppo eleganti, per l'altra metà troppo altezzosi. La loro politica è allo stesso tempo incomprensibile e indegna di rispetto. Pensate a Silvio Berlusconi. Il comportamento dell'Italia nella Seconda Guerra Mondiale non ha ispirato né fiducia né ammirazione. Pensate a Benito Mussolini. Cosa si cela dietro questo disprezzo reciproco? Per molti italiani e italoamericani questa relazione ha l'amarissimo sapore di una rivalità tra fratelli, una situazione in cui sfiducia reciproca, invidia, rancore e insulti sono endemici. E più avanti. Tra l'Italia e l'America italiana c'è un grande vuoto, dove sofferenza e incertezza sono note e sentite attraverso l'intero spazio transnazionale. Ecco, questo è lo sguardo italo-americano sulla questione. Mentre cosa si pensava degli italiani, degli americani, degli italoamericani e dell'America negli anni 70? In quegli anni si guardava all'Italia, si guardava agli Stati Uniti con un atteggiamento di sufficienza, anche quando si parlava di pacifismo, delle lotte per i diritti civili, di femminismo che si stavano sviluppando negli Stati Uniti. Di emigrati non si parlava affatto, se non in famiglia. Questo atteggiamento ha riguardato anche i primi espat, che all'inizio del decennio del 70 si azzardavano a entrare nel cuore del capitalismo, spesso attraverso i dipartimenti di italiano delle università statunitensi. Sarà per questo che di italianistica, qui intendo il termine italianistica come tutto quello che riguarda la cultura e la letteratura italiana negli Stati Uniti. In Italia non si parla mai di italianistica, si parla di letteratura italiana. Quindi vorrei chiarire questo all'inizio del mio intervento, perché ci tornerò più spesso. Ecco, di italianistica in Italia, per gli italiani, è una disciplina praticamente ignorata, anche se siamo in un momento in cui oggi lo Stato italiano ha deciso finalmente di investire sulle potenzialità economiche di quelle decine di milioni di discendenti italiani nel mondo, avviando un importante progetto politico sul turismo delle radici, e si studiano i modi per incentivarlo. Trattandosi per noi storici di un fenomeno che, come tutti sanno, nasce con la stessa immigrazione, basterebbe ricordare la storia. E a proposito di storia dei rapporti tra l'Italia e i suoi emigrati, vorrei ricordare un momento, quando nel 1937, nel cinquantenario della Camera di Commercio italiana a New York, si scriveva: quanto meglio si conosceranno Dante e la lingua italiana e più prodotti italiani si venderanno. Quanto maggiore infatti è il prestigio dell'arte, della storia, della letteratura italiana, e tanto maggiore sarà il numero degli americani che si recheranno in Italia, che si inizieranno all'uso dei prodotti italiani, che si abitueranno ai gusti italiani e che, tornati in America, resteranno clienti della cucina e della moda italiana. Ecco, questa cosa qui è stata scoperta 100 anni fa, ma siccome in Italia non si studia la storia, nessuno ci ha pensato di. Tra quegli americani, peraltro, la presenza degli oriundi sarebbe stata predominante. Ebbene, leggendo la biografia di Mario Mignone, quello che risalta è il suo costante impegno nel riallacciare, attraverso gli scambi culturali, quei rapporti transnazionali, attraverso l'insegnamento della letteratura italiana, gli scambi universitari che giunsero sino a accompagnare gli studenti di origine italiana nel loro viaggio in Italia. Insomma, tutta l'attività da lui svolta all'interno degli Italian Studies, proprio nel luogo in cui ci troviamo. Ecco, avendo avuto la fortuna di seguire gli sviluppi delle relazioni culturali tra l'Italia e gli italiani, anzi le popolazioni di origine italiana nel mondo, attraverso un osservatorio privilegiato che è stato quello della Fondazione Giovanni Agnelli negli anni 80, vorrei ripercorrere alcune tappe di questo avvio di difficile dialogo transnazionale.
All'inizio degli anni Ottanta in Italia si parlava ancora poco di emigrazione. La Fondazione Agnelli, sotto la direzione di Marcello Pacini, iniziò a studiare i contributi dei discendenti degli italiani allo sviluppo sociale, economico, politico e culturale ai paesi di immigrazione e di rispondere alle richieste che venivano avanzate all'Italia dagli emigrati stessi. Le richieste erano di varia natura, di tipo materiale e assistenziale, ma non solo, riguardavano anche informazioni sulla realtà dell'Italia contemporanea, magari in vista di un rientro in Italia, in particolare dei paesi in America Latina. Per definire le esigenze e per tacciare un profilo degli emigrati e dei loro discendenti vennero svolte allora varie ricerche, tra cui quelle volte a definire l'immagine dell'Italia e degli italoamericani negli Stati Uniti e fare il punto anche sugli studi fino a quel momento svolti. In questa ottica furono iniziate collaborazioni con il Center for Migration Studies di New York per una ricerca sull'associazionismo, poi sfociate in varie pubblicazioni. Sul versante italiano nell'82 fu allestita la mostra dal titolo Integrato Metropolitano, tre volti dell'emigrazione italiana a New York, Chicago e Torino, e qui la collaborazione fu in particolare con Dominic Candeloro, che aveva non solo lo scopo di far conoscere in Italia la storia degli emigrati, ma anche quello più importante di cercare di trarre dalla storia dei propri emigrati all'estero una chiave di lettura per comprendere la propria storia. L'Italia si trovava infatti in quegli anni a trarre le fila del fenomeno migratorio interno, quello che aveva portato dal sud al nord industriale milioni di lavoratori. E in quest'ambito era stata allestita la mostra Parlando dell'Italia, un'altra Italia. Vennero poi pubblicati tre volumi dedicati alle popolazioni di origine italiana negli Stati Uniti, Argentina e Brasile, ricorrendo agli studiosi di questi tre paesi. Fu un esperimento perché al momento, in quegli anni lì, nessuno conosceva la ricerca che si stava svolgendo all'estero o non si erano ancora avviate le ricerche in America Latina in particolare. Da questa esperienza di rapporti bilaterali nacque nel 1988 l'idea di avviare un'iniziativa che, rafforzando il ruolo di ponte culturale, aveva come finalità principale la comparazione delle esperienze e la circolazione delle informazioni fra tutti gli studiosi delle immigrazioni italiane all'estero e in Italia. E nacque così la rivista di cui ora ho la possibilità di essere direttrice. E la rivista fu affiancata pochi anni dopo al centro Altre Italie e uscì poi dalla Fondazione Giovanni Agnelli per entrare nell'associazione Globus et Locus, dove è ancora l'associazione presieduta da Piero Bassetti. Nel Comitato Scientifico Internazionale della rivista figuravano, parlo al passato perché alcune di queste persone sono purtroppo scomparse, c'erano i rappresentanti di alcuni dei principali centri di allora che si occupavano della storia di immigrazione italiana nel mondo. Per gli Stati Uniti c'era Rudolf Vekoli dell'Immigration History Research Center, Ira Glazer del Bosch Institute di Philadelphia, Lidio e Silvano Tommasi del CMS di Staten Island, George Pozzetta, all'inizissimo c'era anche Robert Harney, però è scomparso ancora prima che la rivista partisse. E risalgono a quegli anni lì anche i primi contatti con il Calandra Institute in occasione della nascita di Via Voices in Italian American nella pubblicazione di un volume su questi argomenti. La mancanza di comunicazione in Italia tra coloro che si occupavano di immigrazione nei paesi d'oltreatlantico, tra cui gli americanisti, e gli storici dell'età contemporanea che prestavano attenzione alla società di partenza, aveva creato dei vuoti di conoscenza, questo in Italia. Il dialogo con i colleghi d'oltreoceano inaspettatamente servì quindi anche a sviluppare un proficuo scambio di informazioni tra gli studiosi all'interno del nostro paese dell'Italia
Infatti fino al 1980 c'era stata una sorta di divisione del lavoro tra coloro che in Italia si occupavano di emigrazione, soprattutto guardando agli aspetti, appunto, il movimento operaio appena citato, guardando agli aspetti economici, demografici, e all'estero coloro che si dedicavano alle modalità di integrazione degli immigrati, di solito nei paesi anglofoni, transatlantici, guidati dagli Stati Uniti, no? Che erano stati i primi ad aver scoperto l'etnicità. Ecco, anche sono orgogliosa di ricordare che proprio sulla la parola etnicità è stata quasi inventata per tradurre il termine ethnicity e in quegli anni lì, in una traduzione su altre Italie. Per ricordare alcuni dei pionieri italiani vorrei citare la scuola fiorentina guidata da Giorgio Spini e Marcello Pagnini, uno storico, l'altro letterato, che organizzò un importante simposio negli anni 60-70 con la partecipazione dei giovani Lagumina, Vecoli o Vecoli, come si dice qua, gli economisti Luigi De Rosa e Ercole Sore, l'antropologa Carla Bianco, lo storico Pietro Russo e Anna Maria Martellone. Ecco, questo ci fa vedere come agli albori della ricerca sulla storia italo-americana i contatti accademici transnazionali erano molto attivi. Per quello che riguarda invece la storia pubblica, quella che si chiama storia oggi, storia pubblica delle migrazioni italiane, i primi segnali del cambiamento si ebbero all'inizio degli anni 70, al momento della creazione delle regioni, che spesso intrecciavano la loro storia a quella dei movimenti migratori e che inclusero appunto nella ricostruzione della storia dei propri territori gli emigranti. La sinergia tra l'uso della memoria migratoria come fattore identitario e gli interessi di carattere economico, che nel passato avevano costituito un canale privilegiato per le relazioni commerciali e per il turismo, ha dato risultati fruttuosi per la storia dei movimenti migratori. Gli anni 70 infatti videro l'avvio di numerose iniziative. Nacque una pubblicistica su base locale e regionale, molti bollettini per esempio che ora sono presenti anche nel nostro centro, vennero edificati monumenti, organizzati spettacoli, feste e mostre a tema migratorio e anche premi. Tra parentesi, tutte queste iniziative hanno favorito il recupero e la conservazione della documentazione sulle migrazioni italiane che stava rischiando di scomparire. Il dato più tangibile fu l'emergere del fenomeno dell'associazionismo regionale e la creazione di numerosi musei a carattere locale e nazionale. Ora non entro nel dibattito sul museo nazionale. Però vorrei citare un momento che secondo me è stato molto importante, è stato nel 2011 quando si è allestita in Italia la grande mostra per celebrare l'unificazione italiana, il 150° anniversario dell'unificazione italiana. Ha segnato secondo me un cambiamento perché tra i sei soggetti studiati all'interno della mostra sono state incluse le migrazioni italiane. Questo è l'inizio di una interruzione di quella dimenticanza a livello nazionale del fenomeno delle migrazioni. Una volta accettato che le migrazioni costituiscono un'esperienza che ha toccato più o meno direttamente tutta la popolazione italiana, negli anni 90 sul fronte italiano la storia delle migrazioni è così passata da storia privata e di nicchia disciplinare a storia pubblica e politica. Il recupero e la rivisitazione della memoria da parte degli storici delle migrazioni hanno iniziato ad abbattere gli stereotipi di una lettura quasi esclusivamente economicista e pauperistica che avevano portato a considerare i migranti come pedine, per passare a una in cui sono diventati attori protagonisti di un fenomeno fondante dell'identità italiana. Quello quindi che per anni è stato un soggetto privato, quasi un motivo di vergogna, divenne un elemento di interesse di cui però si impossessarono prontamente i media. Nonostante infatti i promettenti inizi,
il dialogo transnazionale non si è sviluppato. Paradossalmente, proprio mentre un numero sempre crescente di giovani italiani si recava a studiare negli Stati Uniti. I motivi, ma probabilmente la barriera linguistica ha esercitato un ruolo importante. Se gli esiti della ricerca italiana venivano pubblicati in italiano, non riuscivano a raggiungere se non la punta dell'iceberg dell'Accademia americana. Ma anche quando gli italiani hanno iniziato a pubblicare in inglese, spesso non si sono trovati i canali commerciali giusti per raggiungere i colleghi americani. E di questo mi sono resa proprio nettamente conto nella traduzione in italiano del libro della storia degli italo-americani. Non venivano citati mai, si vedeva che non c'era la conoscenza di quello che, della ricerca italiana. Cos'è successo poi, parlando della storia? In seguito, secondo la mia ipotesi, si è avuto anche negli Stati Uniti uno slittamento, una sorta di slittamento disciplinare. L'esperienza italo-americana è stata rappresentata maggiormente attraverso la letteratura sugli e degli italo-americani di origini, o gli americani di origine italiana, attraverso la letteratura, l'etnografia, il cinema, le arti visive, oltre alla sociologia. Sono state utilizzate più queste discipline che i grimaldelli della ricerca storica, della metodologia storica. L'italianistica statunitense, da sempre veicolo di scambi e motore della conoscenza, in Italia è rimasta nell'ombra. Forse un'eccezione può essere costituita dall'introduzione del concetto di italicità elaborato da Piero Bassetti, che abbattendo i confini statuali ha incluso gli italici e gli italofoni e gli italofili nel canone, e ha aperto così nuovi orizzonti alla diaspora italiana nel mondo. E in questo caso qui il ruolo degli italianisti negli Stati Uniti è stato considerato fondamentale. Tornando al fronte accademico italiano, oggi in Italia anche gli studi americanistici in generale, per quello che riguarda la storia, non hanno più uno spazio dedicato. Peccato che proprio al suo interno per molti anni si siano studiate le migrazioni italiane negli Stati Uniti. Come ha osservato Mario Del Pero sul un articolo sul Mulino, e cito: gli studi e le storie d'area in Italia, e l'americanistica è una di queste, sono ormai chiusi in un recinto che sembra stringersi sempre più. Sarebbe bello credere, come fanno taluni, che ciò derivi da un superamento dell'idea stessa di una partizione nazionale o regionale a favore di una svolta finalmente globale e transnazionale, ma purtroppo non è così. La nuda verità è che di fronte a risorse calanti, i settori di studio più deboli soccombono, come rivelano crudamente i dati sul numero delle cattedre, degli insegnamenti e anche solo delle borse dottorali e postdottorali. E così a insegnare la storia degli Stati Uniti e degli italiani negli Stati Uniti sono più i giornalisti. Ecco, i libri scritti dai giornalisti hanno un immediato successo, però è inutile parlare della superficialità della visione che questo hanno, mentre vengono ignorati i libri scritti dagli storici. Paradossalmente oggi che si parla di più di migrazioni italiane, gli Stati Uniti non figurano certo al primo posto. Concludo: a occuparsi di relazioni transnazionali e di migrazioni italiane nel mondo agli inizi furono quindi università e pochi centri culturali. Oggi negli Stati Uniti rientrano prevalentemente nei cultural studies, mentre in Italia sono nascosti all'interno di vari insegnamenti. Benvengono quindi momenti come questo che ricordano figure, quella di Mario Mignone, che attraverso il Centro for Italian Studies è stato tra i primi a includere gli Italian American Studies all'interno degli Italian Studies. Grazie. Thank you.